La foto di questo fregio è giunta a Evolvenza da Raffaele Gigli, cui il fregio è stato apportato presso il cerchio IFIOR di Genova. La guida ha spiegato che l'apporto doveva far riflettere il suo destinatario su alcune sue limitazioni. L'IFIOR ha pubblicato molti libri che, essendo editi in proprio, hanno una distribuzione relativa. Chi fosse interessato può rivolgersi alle edizioni Coop 77, Vico della Gazzella 3, 16121 Genova, telefono 010 532 526. Domanda: come dobbiamo vedere il fenomeno che voi rappresentate? Come uno dei tanti punti di vista dai quali l'uomo da sempre ha cercato di affrontare l'ignoto. E l'uomo quando conoscerà l'ignoto? Quando non sarà più uomo, allora sperimenterà ciò che, quando era uomo, ha potuto solo intuire. Allora la scienza materialista non ha ragione. Anche la scienza materialista è un punto di vista, perché non sa nulla dell'uomo. Non sa da dove viene, non sa dove va e che sta facendo qui. Perciò, anche il punto di vista che noi rappresentiamo può lecitamente chiedere di non essere ignorato, pur nelle sue illusioni e nei suoi errori, che possono presentarsi come direttamente o indirettamente illuminanti. Quando sono illuminanti? Non certo quando si cerca di aprirli con la chiave della ragione, ma con la chiave mistica, che è la sola che può avvicinare l'uomo ancora incarnato all'illuminazione. Domanda: come dobbiamo vedere il fenomeno che voi rappresentate? Come uno dei tanti punti di vista dai quali l'uomo da sempre ha cercato di affrontare l'ignoto. E l'uomo quando conoscerà l'ignoto? Quando non sarà più uomo, allora sperimenterà ciò che, quando era uomo, ha potuto solo intuire. Allora la scienza materialista non ha ragione. Anche la scienza materialista è un punto di vista, perché non sa nulla dell'uomo, non sa da dove viene, non sa dove va e che sta facendo qui. Perciò, anche il punto di vista che noi rappresentiamo può lecitamente chiedere di non essere ignorato, pur nelle sue illusioni e nei suoi errori, che possono presentarsi come direttamente o indirettamente illuminanti. Quando sono illuminanti? Non certo quando si cerca di aprirli con la chiave della ragione, ma con la chiave mistica, che è la sola che può avvicinare l'uomo ancora incarnato all'illuminazione.